sono dei ricordi che sono così dentro di me, perché dopo tutto quello che è successo, ovviamente le cose brutte purtroppo anche rimangono. Madè, senza incrociare lo sguardo del fratello seduto a poca distanza, ha ripercorso dall'inizio il dramma e il timore di quella mattina del 5 gennaio, quando con il passare delle ore cresceva in lei il sospetto che il fratello le mentisse. Il primo gennaio la mamma mi disse, Benno mi ha detto che sono la causa di tutti i suoi mali, e io mi dissi, mamma, guarda che io in qualche modo sono preoccupata per voi. E allora la mamma mi disse, beh, forse stanotte chiudiamo la porta a chiave. Davanti alla corte d'assise di Bolzano, Madè ha anche evidenziato alcuni tratti della personalità di Benno e come questo fosse all'interno della famiglia molto spesso motivo di tensioni. Mio fratello era molto irascibile per piccole cose, un modo di fare comunque un po' prepotente. Questo era motivo a volte di litigi. Discussioni e argomentazioni in famiglia ci sono nelle migliori famiglie, ma non si arriva a fare male a qualcuno. Quindi renditi conto che il tuo atteggiamento nei miei confronti non aiuta a trovare la verità, anzi. Io e Benno da fratelli, anche da bambini, abbiamo passato un'infanzia veramente bella, bella, bella insieme. E poi il nostro rapporto purtroppo ha iniziato a incrinarsi quando Benno iniziò a fare uso di sostanze dopanti. Lo stregone del proprio corpo. Sai che cos'è che mi fa davvero triste? Mi fa davvero triste che il tuo atteggiamento in confronto a me non aiuta a trovare la mamma e il papà. Al momento, come lo sto vivendo, ho smesso di interagire perché mi fa sentire un attimo più tranquilla. Nel corso dell'ultima udienza davanti alla Corte d'Assise, la sorella di Benno ha raccontato come sua madre venne a sapere da Nadine, la fidanzata del figlio, e venne a sapere di una presunta aggressione. Allora adesso noi andiamo in collegamento con la nostra Carla Lombardi. Carla, sta parlando Nadine, mi dicono. Sì, Eleonora. E poi sarà il turno di Madè. Allora, vogliamo sentire un attimo questa parte qui e poi ci racconti cosa sta succedendo, così capiamo che ruolo ha Nadine in tutta questa storia, in questa vicenda. Sentite. Quello che successe con Nadine fu due giorni dopo, e lì fu così: io ero a Monaco, è una giornata qualsiasi, e mia mamma mi mandò un messaggio vocale dicendo, l'ho sentita poche volte, così preoccupata, così in ansia, dicendo, allora la situazione è questa, la Nadine di Benno mi ha appena contattata dicendo che Benno le ha mandato una foto, un selfie che si era appena scattato, raccontandole che gli amici di Nadine erano venuti a casa e l'avevano picchiato, e queste erano, come dire, come l'avevano ridotto. E su questa foto che Nadine mandò a mia mamma e mia mamma mandò a me, si vedeva Benno con i capelli rasati a zero, ma forse ce li aveva già rasati a zero prima, non lo so, con gli occhi pestati, tra virgolette, nel senso con degli ematomi attorno agli occhi, e con l'espressione, e penso di poterlo dire, almeno questa è la mia opinione, perché conoscendolo da tutta la mia vita, uno conosce i propri fratelli, le proprie sorelle, con un'espressione particolarmente teatrante e dispiaciuta, insomma, con la bocca all'ingiù. E questa è la foto che lui mandò a Nadine dicendole, adesso tu vieni a casa assolutamente da sola, non portarti nessuno. La presunta aggressione subita da Benno in realtà era una bugia, e Madè in aula racconta come suo fratello fosse riuscito a simulare il volto tumefatto. Sentite. E io mi preoccupai di questo evento perché ovviamente
Nadine raccontò a mia mamma che invece i suoi amici non si erano mai avvicinati a questa abitazione, non avevano mai toccato Benno, perciò noi ci chiesimo ma cosa è successo? Si è tirato due pugni addosso, cosa ha fatto? Invece quello che aveva fatto, come poi abbiamo scoperto, è che si era prelevato del sangue e se l'era iniettato attorno agli occhi per inscenare una rissa mai successa. E di questo Benno era cosciente, nel senso che poi dopo lo raccontò e disse sì, l'ho voluto inscenare. Non è che, come invece in un paziente con la schizofrenia paranoide, ha sentito la voce del diavolo che gli ha detto vai a sbattere la testa contro l'angolo. E poi appunto io preoccupatissima, mia mamma preoccupatissima, Nadine penso un po' impaurita, abbiamo seguito da lontano questa situazione. Nadine è tornata a casa e Benno, questo è quello che mi hanno raccontato loro, ma poi verrà anche qui la signora, l'aspettò scrutando preoccupato dalla finestra e quando lei entrò in casa lui aveva in mano un lungo coltello da filetti, insomma, e le disse ma sei veramente da sola? Lei rimase calma, si fece dare questo coltello e gli disse Benno, guarda, io adesso vado a fare la spesa, tu intanto calmati. Allora, adesso manderemo altri pezzi in cui Madei parla di Nadine. Cosa sta succedendo proprio in questi istanti, Carla, a te? Sì, Eleonora, c'è proprio dentro l'aula, qui dietro me, c'è Nadine che sta raccontando tutta la sua storia con Benno, da quando si sono incontrati sui social e quando sono andati a vivere insieme nel gennaio del 2020. Un rapporto all'inizio, ha raccontato, un rapporto sereno, anche molto affettuoso con Benno. Poi piano piano che andava avanti i giorni iniziavano le litigate, innanzitutto perché Benno non faceva niente, nel senso che comunque lei lo sosteneva anche economicamente, perché Benno non lavorava e questo ricordiamo che Madella aveva raccontato e aveva detto che lui invece alla famiglia aveva mentito, aveva detto che aveva un lavoro in un negozio di articoli di alimentari naturali, raccontando anche dovizie di particolari di questo lavoro che invece non esisteva. Mano a mano iniziarono i primi litigi perché Nadine si accorse che lui le prendeva dei soldi dal suo bancomat, andava a fare degli acquisti, soprattutto di questi alimenti particolari che lui usava e non gli diceva niente. Anzi, quando lei un giorno gli ha messo davanti agli occhi, guarda, ma sei stato tu a comprare queste cose, lui l'ha completamente negato. Proprio in questo momento, quando ci fu questa grossa discussione, i genitori di Benno partirono da Bolzano, fecero 7 ore di macchina per arrivare ad Ulm, dove viveva con Nadine, per andarlo a prendere, ma in quel momento rifecero pace e i genitori ripartirono, fecero altre 7 ore per ritornare a Bolzano e dopo 2 giorni successe quello che stiamo sentendo. Sì. Che Madè racconta. Che cosa sta accadendo adesso in aula? Cioè, Carla, scusami. Che cosa sta accadendo? Sta parlando Nadine lei adesso? Sta raccontando proprio questo che vi ho detto, cioè tutta la sua storia, sta ripercorrendo la sua storia con Benno. Doveva parlare prima Madè. Siccome la ragazza Nadine viene dalla Germania, hanno preferito ascoltare in testa lei e subito dopo, alla fine per di questa dichiarazione, verrà Madè. Fra quanto parlerà Madè? E guarda, appena finisce Nadine, quindi a momenti. Poi potrebbe essere a momenti, per cui è già entrata Madè in aula. Benno c'è? No, Benno non c'è, neanche Madè non è ancora in aula perché non può ascoltare le dichiarazioni di un'altra testimone, quindi appena finisce la chiameranno ed entrerà lei. Ok, allora rimaniamo proprio perché così capiamo fra quanto entra, rimaniamo in diretta per favore con una finestra accesa. Lì? Allora, avete sentito che cosa ha raccontato e perché avevano paura i genitori, avevano paura anche per Nadine, la fidanzata. Sentite. Richiamò mia mamma e mia mamma chiamò me
E io dissi, ma è una situazione veramente un po' strana, magari sarebbe meglio chiamare qualcuno, o un medico, o un poliziotto, mi fa un po', sono un po' preoccupata per questa Nadine, che io non conosco, ma insomma... è una situazione fuori dal normale, assolutamente, insomma. E perciò Nadine chiamò la polizia o i medici, non lo so, un evento in qualche modo comunque poco piacevole per lui. E d'altra parte era forse anche necessario in quel momento. Nadine poi gli portò una borsa con dei vestiti a Günzburg, in psichiatria dove era stato portato lui, e poi Benno da lì chiamò i miei genitori arrabbiatissimo dicendo a mia mamma: tu hai parlato con Nadine? E mia mamma, che voleva stare fuori da questa storia, disse no, non ho parlato con Nadine. Invece Nadine aveva detto a Benno che si erano sentite, perciò mio fratello si arrabbiò molto con mia mamma dicendosi: tu hai visto come stavo male gli ultimi giorni, ho problemi con la pancia, ho problemi con Nadine, hai visto come stavo male, adesso ti pare che mi faccia star meglio, se viene la polizia e mi buttano per terra con i mitragliatori, insomma questa situazione qua. E perciò accusò mia mamma in qualche modo di essere responsabile per questo svolgimento dei fatti. Allora, che cosa c'è dietro la psicologia di questo ragazzo, e in che maniera i genitori potevano difendersi o sapere o immaginare a che punto sarebbe arrivato? Buongiorno e benvenuto a Luciano Garofano, grazie di essere collegato con noi. Vedo Roberto Alessi e poi Santino Gaudio, Maddalena Cialdella e Massimo Lugli. Allora, generale Garofano, come si fa a rendersi conto di un soggetto di questo tipo e come ci si può relazionare in casa, in famiglia, a livello sentimentale? Cioè, faceva delle cose rispetto a quello che sta raccontando Made che obiettivamente nessuno di noi sa gestire. Ma credo che questo sia un problema comune. Spesso siamo portati a sottovalutare, no, il malessere dell'anima, il malessere psicologico, come se in qualche modo fosse comune, fosse semplice superarli, invece tendiamo ad allontanare da noi anche la possibilità di curare la mente, così come curiamo tutti gli altri organi, e questo ci porta a complessare delle situazioni personologiche che poi possono diventare tragiche, come la vicenda di Benno. In realtà queste testimonianze saranno fondamentali per capire il disagio, la fragilità, le criticità vere di Benno, incideranno moltissimo sul suo futuro e quindi anche sulla sua condanna. Purtroppo spesso siamo un po' distratti, diciamo noi genitori, noi parenti, siamo un po' distratti perché pensiamo che queste cose sono superabili, invece pescano nel profondo della nostra psicologia e forse dovremmo essere più accorti nell'affrontare quando si manifestano. Allora, a Benno viene diagnosticata una schizofrenia paranoide. Made aveva paura per i suoi genitori, che avrebbero dovuto viaggiare in auto con il figlio, perché pensava che a un certo punto gli potesse creare un incidente tale per cui li ammazzava tutti. Made era assolutamente cosciente, sapeva chi era suo fratello, ma non riuscivano probabilmente a gestire i suoi momenti. Dunque, vedete che lì c'è un quadrante con la nostra Carla Lombardi, perché fra poco sta arrivando Made, per cui noi siamo in diretta dal Tribunale di Bolzano. Dunque, questa schizofrenia paranoide, che cos'è? Vediamo un attimo che cosa racconta Made e poi spieghiamo di che cosa si tratta. Sentite. E mia mamma in tutto questo mi mandava dei messaggi vocali che ho sentito l'altro giorno di nuovo per ricordarmi un po' dei fatti, con una voce così triste, così preoccupata, così veramente sì, tristissima e preoccupatissima. E poi dissero: ma io adesso, Benno ci ha detto di venirlo a prendere il più presto possibile,
e perciò noi adesso probabilmente domani andiamo fuori a Günzburg a prenderlo, e io che avevo visto i miei genitori ai quali volevo il bene del mondo 2 giorni prima farsi non so quanti chilometri in su di nuovo in giù, dissi ma insomma è un po' di nuovo una sfaticata, ma soprattutto mi fece così paura questa diagnosi differenziale che invece mia mamma mi raccontò come diagnosi proprio fatta, vera e propria, di questa schizofrenia paranoica, che io, sentendo Benno arrabbiato come i miei genitori con questa ipotesi di diagnosi, mi venne una paura pazzesca pensare che loro andavano su in macchina e che Benno saliva con loro in macchina. Io nella mia testa visi Benno che allungava la mano sul volante e che faceva in tedesco si dice Erweiterter Suizid, un suicidio allargato, si dice in tedesco almeno parola per parola, perciò ero terrorizzata per la salute di tutti e tre, come dire. Farmaci. Farmaci. Deve essere consenziente. Come si fa a curare una persona del genere? La nostra Carla è sempre in diretta, Carla ci avvisi in qualsiasi momento, appena arriva Amadè. Sì. Sì, sì. Siccome poi è una questione di attimi, ok, ti mettiamo, sei in diretta, come si fa a gestire un profilo psicologico di questo genere? È un profilo complesso, insomma, l'abbiamo visto sin dall'inizio di questa storia. È chiaro che qui parliamo di un uomo, di un quarantenne, per cui è difficile essere in positivi e dire che cosa questo ragazzo avrebbe dovuto fare. È chiaro, ne parlavamo prima con lo psichiatra, ci vorrebbe ovviamente un lavoro integrato, un percorso integrato, il che significa farmaci e psicoterapia. Dal mio punto di vista qui c'è una situazione anche familiare molto complessa. La paranoia è qualcosa, diciamo, di profondamente importante, cioè c'è qualcuno che pensa sistematicamente che qualcuno dall'esterno può fargli del male. Quindi probabilmente questo uomo aveva delle idee rispetto a quanto questi genitori anche potessero fargli del male. Allora dove sta il confine tra la normalità e la patologia? È che se io penso che qualcuno mi sta facendo del male, posso allontanarmene per esempio, ma se penso che risolvo il mio problema ammazzandoli, a quel punto il limite tra la normalità e la patologia è andato oltre. E questo è Benno. Con un profilo di questo genere lui si può rendere veramente conto di quello che ha fatto? Allora continuiamo ad ascoltare il racconto di Amadè, vedete la nostra Carla sempre collegata, è questione di minuti. Sentite. Avrei trovato meglio se fosse andata su, se Benno fosse tornato o con l'accompagnamento di qualcun altro, insomma, forse anche di qualcuno non legato alla nostra famiglia, e più neutro in qualche modo. E poi fu così che Nadine insieme a un suo amico accompagnarono Benno fino a Innsbruck, e poi mio papà andò a Innsbruck a prenderlo, e mi ricordo che mia mamma mi disse: ma De, non preoccuparti, perché Benno funziona molto bene con il papà, loro due non quando sono loro due quasi mai litigano, vedrai che va bene, il papà con il suo modo di fare calmo saprà come fare, e adesso si tratta di accoglierlo. Abbiamo già parlato al telefono con mi sembra, non so se la coppia di psichiatri che abita nell'appartamento di proprietà della mamma, o se avevano già parlato col dottor al telefono, però ha detto adesso dobbiamo accoglierlo, è dimagrito, è stata una situazione in qualche modo anche traumatica, dobbiamo capire cosa vuol dire adesso questa diagnosi, dobbiamo capire cosa fare, che percorso adesso sarà opportuno seguire. E questo era luglio 2020 e noi tutti in famiglia, io compresa, abbiamo passato delle settimane e dei mesi veramente molto molto brutti, di paura nei confronti di Benno per se stesso, perché abbiamo detto ok, magari anche prima non è che sempre era super felice con le sue scelte di vita, però adesso questa situazione è veramente brutta, eravamo preoccupati proprio per lui e volevamo aiutarlo in tutti i modi, soprattutto i miei genitori. Carla, dimmi, vedo che... Sì, sì, no, sta ancora testimoniando Nadine dentro l'aula. Vediamo. Quindi appena al termine della sua testimonianza arriverà Amadè.
Ok, siamo sempre in diretta. Santino e Lugli. Guardi, la diagnosi di schizofrenia paranoide è la diagnosi più grave che si può fare in psichiatria. Il tema è che non lega con quello che è accaduto poi, cioè con l'omicidio, con l'organizzazione dell'omicidio. La cosa più probabile, da quello che noi sappiamo, è che ci fosse una personalità di base disturbata, molto probabilmente una personalità narcisistica maligna. E questo tipo di personalità in alcuni momenti possono andare verso uno scompenso psicotico, tecnicamente una schizofrenia paranoide, come ben descriveva la collega, in cui praticamente noi pensiamo che tutto quanto il mondo, comunque qualcuno intorno a noi, ce l'abbia con noi. Ma l'organizzazione, proprio il modo in cui è stata portata in atto la soppressione dei due genitori, fa pensare che è una personalità funzionante, anche se mal funzionante. C'è da dire un'altra cosa: il fatto che lui facesse bodybuilding e che assumesse degli steroidi, ha potuto, in particolare col testosterone, aumentare l'aggressività e l'irritabilità di questo giovane, ma comunque su una caratteristica personologica di base, cioè l'utilizzo degli steroidi non dovrebbe giustificare quanto è accaduto, perché è accaduto qualcosa di terribile. Certo, 17 gennaio, Benno, dopo un incontro con Madele, le invia una nota vocale. È dispiaciuto del fatto di non aver supporto da parte della sorella in un momento così difficile per loro. Sentite. Ascolta una cosa, volevo solamente dirti, sai che cos'è che mi fa davvero triste? Mi fa davvero triste, tralasciando che so che non posso contare su mia sorella in questo momento, mi fa davvero triste che il tuo atteggiamento in confronto a me non aiuta a trovare la mamma e il papà. E faresti meglio a pensare che cosa può essere successo con una logica un attimo più chiara, perché, come detto, discussioni e argomentazioni in famiglia ci sono nelle migliori famiglie. Ma non si arriva a fare male a qualcuno. Quindi renditi conto che il tuo atteggiamento nei miei confronti non aiuta a trovare la verità. Anzi, ci mette sopra un po' di fango per aiutare gli inquirenti a rendere il tutto ancora più difficile e meno chiaro di quello che è già al momento. E il tuo atteggiamento sta facendo proprio questo, sta spargendo un po' di fango, soprattutto perché è già totalmente tutto chiaro che ci mettiamo su ancora un po' di fango, un po' di vita in famiglia, un po' di questo e di quell'altro, che così ne veniamo tutti quanti a capo e sappiamo che cosa è successo alla mamma e al papà, vero? Perché tu lo vuoi sapere che cosa è successo alla mamma e al papà, e lo voglio sapere anch'io, e quindi pensaci bene, pensaci davvero bene. L'audio continua, adesso finiamo di farlo ascoltare, però ecco, quel pensaci bene, tu vuoi sapere che cos'è successo alla mamma e al papà, Massimo? No, guarda, è un film dell'orrore, sembra Scheggio di paura. Se questo adesso cambiasse voce e si mettesse a parlare con un altro, non mi stupirei. Detto questo, c'è una domanda da $1 milione. Era consapevole, cosciente al momento dell'omicidio, sapeva quello che stava facendo, perché poi è tutto lì, il disturbo della personalità gli può dare forse qualche attenuante, la semi-infermità la vedo poco, perché questo è un omicidio organizzato, come dicevi giustamente tu, è un omicidio organizzato, ma soprattutto c'è una come dire, un'organizzazione nel coprire il delitto successiva, ricordiamoci il falso alibi, telefona alla ragazza, compra l'acqua ossigenata, pulisce tutto, si inventa le cose, nasconde i vestiti, esce col cane, fa tutta una serie di... Ma questo... È uno che sta fuori di testa, tanto per usare un termine scientifico? No. Questo è un assassino organizzato. Sì, cioè, perché però, poi si rischia... Alessi, sentiamo Alessi, Roberto. Sono assolutamente d'accordo con Massimo Lugli. Da subito. Non solo, ma c'è anche la prova che la ragazza che ha ospitato Benno la notte successiva all'omicidio aveva detto che Benno la mattina le aveva detto che sarebbe andato a casa sua con la Volvo dei genitori. I genitori non avrebbero mai dato la Volvo a Benno, gliel'avevano rifiutata più di una volta, addirittura da nascondere le chiavi della macchina sotto a una mattonella della loro camera da letto, e avevano nascosto accuratamente anche il mazzo di riserva. Come faceva Benno a sapere che avrebbe avuto la possibilità di usare l'automobile?
perché non c'era più nessuno a dirgli di no, e questo lui lo sapeva già dalla mattina. Premeditato, lucido, presente. Organizzato. Garofano, lucido, presente o assolutamente malato e non in grado di essere cosciente di quello che stava facendo? Mi sembra perché poi che emerge... di questo che si discuterà al processo, no? Certo, assolutamente sì, mi sembra molto probabilmente malato e sono parzialmente d'accordo sulla premeditazione, perché l'omicidio del papà soprattutto può essere stato scatenato dall'ennesimo litigio, dall'ennesimo contrasto, avevano dei rapporti molto conflittuali, quindi nell'omicidio del padre non vedo la premeditazione, mentre l'omicidio della madre diventa una conseguenza, ormai non può consentire che ci sia una testimone e tutto quello che viene fatto dopo, e cioè il lavaggio, il depistaggio, eccetera, eccetera, è una conseguenza per cercare naturalmente di allontanare i sospetti su di sé. Io sarei molto attento sulla capacità di Benno di premeditare. Può essere scattato qualche cosa in quel momento proprio in funzione della sua particolare sofferenza psichiatrica. No, mi spiace, io ho un rispetto assoluto per il generale, ma non sono assolutamente d'accordo. La stessa testimonianza di Madei dimostra che Benno con il padre non aveva mai litigato. L'audio della madre in cui dice sono tranquilla quando Benno insieme a Peter, suo marito, perché loro non hanno mai litigato, loro hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Al punto che quando è andato in Germania per prendere Benno dopo il ricovero, è andato solo il padre, proprio perché con il padre era sempre tranquillo. Per cui quel giorno in cui Benno dice di essere stato svegliato dal padre, aggredito dal padre, che lui stava dormendo, quell'aggressione non c'è stata. Non solo, ma è stato dimostrato dai periti che in quel momento Benno, in quel pomeriggio, lui assolutamente ha lavorato al computer ed era presente, non stava dormendo. Altra bugia. Vabbè, però lui racconta bugie, questo è un dato di fatto, lo ha detto anche la sorella. Però ad esempio, Garofano, per quello che invece lei sta dicendo, la sorella Amadè prima diceva in macchina avevano paura che lui potesse provocare un incidente e ammazzare tutti. Per cui credo forse, adesso continueremo a sentire altri audio, che invece sia un po' come dice lei, che lui poteva partire da un momento all'altro con degli atteggiamenti diversi da quelli che mostrava nella sua normalità. Ma è così. Allora, io non sono uno psichiatra, naturalmente ho letto quelle che sono le conclusioni che hanno poi rassegnato i periti che sono stati incaricati dal tribunale. E la lettura di quella perizia disvela quegli atteggiamenti così sottili, così particolari, così variabili del nostro comportamento, per cui è chiaro che invoco sempre la cautela. Mi riferisco anche a un altro caso. Pensate un po' all'omicidio di Samuele Lorenzi, cioè al caso Cogne. Quante sfaccettature particolari, quanti depistaggi, quante discussioni sono state fatte su quella personalità, cioè sulla signora Franzoni. Quindi quando si ha a che fare con la mente umana bisogna essere, ci sono gli psichiatri lì con te, bisogna essere molto cauti e valutare con grande attenzione i passaggi, i comportamenti e gli atteggiamenti pregressi. Ecco perché le testimonianze sono fondamentali. Sono fondamentali. Allora continuiamo a sentirle. Carla è sempre in diretta, lo vedete con la nostra finestra, credo veramente manchi pochissimo. 14 gennaio, Benno e la sorella sono al telefono. Benno parla con la sorella di una certa somma di denaro che i suoi genitori avrebbero prestato a dei conoscenti. Guardate che i soldi in tutto questo sono sempre molto presenti. Avete sentito Nadine adesso in aula e sta raccontando di come a volte Benno gli rubasse i soldi all'interno del suo portafoglio. Per cui c'è anche una dinamica sociale, economica che si muove intorno a lui. Non è una dinamica psicologica. Sentite un secondo. Mi hanno chiesto così tutti quanti se i miei genitori ci avevano nemici, gente qua, gente là, che dovevano soldi a qualcuno, che qualcuno gli doveva soldi, eccetera, eccetera. E io non ho detto niente. Ieri che ho telefonato così, ho
telefonato alla e niente, mi è venuto in mente in quel momento, telefonandogli, che la mamma e il padre avevano alla famiglia comunque prestato un grande quantitativo di soldi. 6.000 euro, 5.000 euro, non è che no, non vai... spendi più. No, lo so io, sono... 7.000, roba del genere. 6.000 euro, lo so io. Su cui? Quanto? 6.000 euro, lo so io. Allora, papà mi aveva detto 7.000, ma... Comunque... Vabbè, ma non cambia, non è che sono grandi somme no, di soldi. Ho capito, ma dice che lo dica o dici che non lo dica? Ma se vuoi raccontarlo, sì sì, raccontalo, non, come dire, non è che cambi molto. Sta Carlo, creando una falsa sei... pista, che c'entra? Questo sta creando una falsa pista, sì, perché sa di essere intercettato e sta suggerendo una, come dire, una strada alternativa alla sorella. Credo che in questo caso... Ma allora è cosciente e lucido. Ma certo che è cosciente e lucido. Secondo... Non allora, fa niente, scusami, questo non fa vorrei... niente che non sia scusa, calcolato. Scusa Massimo, allora io credo che ci sia una differenza tra... ciò che noi intendiamo con è cosciente e lucido da un punto di vista processuale delle prove e di quello che viene constatato realmente e quello che invece può significare la lucidità da un punto di vista psicologico. Questo è chiaramente un uomo che è scollato dalla realtà. Cioè quando noi diciamo che lui, proprio perché è schizofrenico, quindi scisso, diviso, ad un certo punto porta il cane... fa tutta una serie di azioni, tra virgolette, normali, noi diciamo che questo è un uomo che, come dire, si scolla dalla realtà. La realtà la modifica a suo piacimento, quindi che sia lucido, dal mio punto di vista, può intendersi come una lucidità in questo senso. E questo che succede, come succedeva, come è successo nella complessità della personalità della signora Di Cogne, io sono... piuttosto d'accordo invece con il generale, è probabile e anzi direi proprio perché non c'era questo conflitto, dicono con il padre, un conflitto manifesto, ma qui c'è un implicito in questa famiglia assolutamente importantissimo. Guardate, la cosa che mi ha colpito di più è il tono della voce nella telefonata in cui parla dei soldi e in cui parla dei genitori, è uguale. Se voi avete notato, cioè, è un tono stesso... di voce piatta, non c'è nessun tipo di inflessione, nessun coinvolgimento emozione. Emotivo, quindi io comprendo perfettamente quello che dice il generale Galofalo e la collega, ma il tema io credo che rimanga su una capacità, dovrebbe essere su una capacità di intendere e volere di Benno, perché l'organizzazione dell'omicidio non è qualcosa di poco conto, lui riesce ad organizzare tutto e mantiene una capacità organizzativa anche nei giorni successivi, quindi io penso che la componente schizofrenica sia stata diagnosticata in un momento di particolare acuzie, ma di base ci sia una personalità manipolatrice che in quel momento ha probabilmente non considerato le conseguenze di quello che era il suo gesto, ma proprio perché attraverso quello che noi vediamo e sappiamo delle bugie lui pensava di riuscire a farla franca, questo anche è l'unico scollamento della realtà. Non sono uno psichiatra, però se uno è tanto lucido da organizzare un omicidio scusa, e lo organizza anche Carla, per motivi economici... Carla, chiamami sì, tu, Eleonora. Sì, 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 no, ancora stanno, okay, stanno interrogando Nadine. Vai, vai, Lu. No, dico, sì, io sì. Sono tanto lucido da organizzare un omicidio che tra l'altro mi risolverà la vita, perché poi c'è pure questo momento economico, lui eredita e quindi sta bene. È libero. Sono lucido a livello che vado su un sito d'incontro e coinvolgo due donne che uso, perché lui usa le sue compagne, le usa in tutti i modi possibili, per i soldi, per alibi, per corpitture, eccetera. Sono tanto lucido da commettere un omicidio, prendere due cadaveri, andarle a buttare, nascondermi, organizzare tutta una strategia, tra l'altro una strategia molto efficace, perché ci sono stati appresso parecchi, bravissimi gli inquirenti a beccarlo. E se non fosse stato, secondo me, per i sospetti iniziali della guarda sorella, che se non avessero trovato i corpi potevano sicuramente intercettarlo. Garofano, tu dici di no a quello che dice lui. Fammi finire un attimo, ma dopodiché come fai a dire che questo non è cosciente di se stesso nel momento dell'omicidio? Mi sembra allucinante, mi sembra una vergogna nei confronti di due vittime e anche della sorella e degli altri
che restano in lutto per questo. Quindi diciamo, focalizziamoci su questo, perché poi i disturbi psicologici ce li abbiamo tutti, siamo tutti ad esempio, Garofano, non sei d'accordo? Il disturbo è un'altra cosa, però Massimo. Il disturbo è un'altra cosa, dicono. Sì. Non sono d'accordo, ma non perché voglio contrastare le ipotesi fatte da Lugli e dagli altri, ma ci mancherebbe altro. Ma io vi ricordo un altro caso, perché poi è sui casi reali che bisogna ragionare, la differenza sottile appunto tra l'agito e poi quello che è il disagio personale. Ferdinando Carretta è stato riconosciuto completamente incapace di intendere e di volere, ha ucciso i genitori, il fratello è rimasto nascosto per 10 anni, i corpi non sono stati mai trovati, eppure l'incapacità c'era tutta e l'organizzazione anche di quell'omicidio c'era tutta. Quindi attenzione, quando effettivamente noi poi emettiamo sentenze che invece meritano degli approfondimenti molto molto più particolari. In questa conversazione Madè chiede a Benno come mai avesse utilizzato l'auto dei genitori, visto che gli era stato proibito. Sentite. La macchina, il fatto che ti avevano prestato la macchina, com'è che è andata questa cosa? Aveva la... Sì, la mamma aveva la chiave nella gonna. La chiave nella gonna, io ho chiesto alla mamma perché sai che ma con il papà, mamma mi scuso per l'analisi, la porta fuori. Sì, certo. Cioè, ci sono queste cose che non trovo giuste, che non discusse, poi basta. E quindi ho detto alla mamma quando è tornato, ho detto ascolta, vorrei uscire, se gli autobus dopo le 10 bisogna essere a casa, posso in via eccezionale usare la macchina la sera, perché c'era domani mattina alle 9 al massimo sono di nuovo a casa, sono tornato prima, no? Così senza tante storie, me l'ha messa là la chiave, poi sono uscito al tavolo e dopo io pensavo di rivedermi a casa così e invece l'ho solo telefonato. Quello che non capisco, perché non ti è sembrato strano che poi lì non erano, come dire, raggiungibili la mattina, cioè che io ho dovuto chiamare 40 volte a dire dai andate, fate, cioè non capisco. Sì, ma io le ho provate a chiamare alle 9 e alle 11, le ho provate a chiamare e non mi rispondevano al telefono, ho visto che l'ultimo messaggio non me l'avevano ascoltato, quindi... Pensa. Secondo te era perché dice un tossico per gli anabolizzanti? Per gli anabolizzanti, ma si dice anche che ne facesse un uso massiccio, ma probabilmente faceva anche uso di altre sostanze e diciamo questa linea me lo dice per esempio la questione economica, che secondo me è un sintomo probabilmente, ma questo uomo era appunto abituato a cercare soldi, prendere soldi, manipolare... per sé, probabilmente per trovare qualcosa attenzione, che potesse attenzione soddisfare però su questa cosa delle sostanze. Scusa, ma dai, perché a un certo punto lui a una delle sue compagne, l'ultima, quella più grande, dice di che abbiamo fumato marijuana, a parte il fatto che non è che uno si fa una canna e ammazza i genitori, ma usa anche questo, cioè lo usa come alibi, tanto che la signora dice io non ho fumato neanche tu. Quindi perché lo fa? Perché si prepara anche questo, cioè si prepara un attenuante. Però scusate, una schizofrenia paranoide può portare dopo, nei giorni dopo ad un delitto, nei mesi dopo ad un delitto, comunque fino a che poi non hanno ritrovato il corpo, a nascondersi e a trovare degli escamotage, dei racconti che filino uno dietro l'altro? È questo che ti chiedo, Santino. La schizofrenia paranoide, io ripeto, credo sia stata una diagnosi temporanea fatta in Germania. La base è una persona narcisistica, da quello che sembra, però non stiamo facendo un processo, una base narcisistica maligna con dei tratti antisociali, cioè l'incapacità di riconoscere l'altro, di provare empatia per l'altro, e quindi in quel momento lui pensa soltanto, la persona pensa soltanto ai propri interessi. Io concordo con quello che dice il generale Galofalo, ma quando noi parliamo di capacità di intendere e volere, è molto molto probabile che la capacità di intendere e volere, cioè di capire cosa stava facendo, Benno l'avesse. La mattina del 4 gennaio Benno dice a Madè di essere uscito di casa intorno alle 8 e di non essersi accorto dell'assenza dei suoi genitori. Noi quei giorni eravamo in diretta e raccontavamo tutta questa storia. Credo forse siamo stati i primi ad arrivare a Bolzano perché, me lo ricordo molto bene, all'inizio si parlava di un incidente in montagna, vero Carla?
e tutti pensavano che cercavano, no, sotto qualche valanga, perché è chiaro che c'erano d'inverno, no? Cos'era? Dicembre, gennaio? No, sì, gennaio, era, vero? C'era gennaio, stata una valanga che aveva distrutto un hotel. Un hotel, vi ricordate che c'erano tutte le macerie? E Benno, quando l'abbiamo avvicinato, ci ha anche detto lui stesso, chissà se stanno sotto alle macerie dell'albergo. Me lo ricordo molto bene, me lo ricordo molto bene. Sentite. Sì, no, ma tu eri uscito di casa tipo alle, non so, cosa che avevi detto, alle 8:30, quando è che eri uscito di casa? Sì, so, sarò uscito verso, no, anche sia che prima, sì, verso le 8. E poi, francamente, sai, quel giorno mi dispiace anche che non mi sia messo subito in allarme, così come te, ma non avevo dormito tanto di notte e ero stanco. Quando tu mi hai chiamato, mi hanno anche chiesto, io stavo già scendendo, io ti ho detto, sto tornando da Renon, che ero su con la nave, così, e ho detto, quando adesso sono a casa, poi ti so dire, sono arrivato, perché stavo cercando parcheggio, quindi ho fatto il giro due volte, ho cercato parcheggio, e poi sono andato in casa, che non ci sono, non ci sono da nessuna parte, non sono né qua in casa, non sono né in macchina, non sono né in cantina, giù, perché in teoria avrebbero dovuto essere in macchina, perché loro erano andati il primo dell'anno a pattinare, cioè in teoria avrebbero dovuto essere in macchina e pattine. Non sono in macchina. Sì, infatti, quello è strano che non siano in macchina. Non sono in macchina, non sono da nessuna parte. Infatti, questa è una cosa molto strana. E l'ho detto ai carabinieri che non si trova da nessuna parte. Dunque, Carla, queste due ragazze, no? Sì, le due amiche, chiamiamole così, perché poi insomma lui le ha coinvolte dopo, ti ricordi che da una lui doveva andare la sera, probabilmente prima butta i cadaveri di mamma e papà nel fiume, poi prende la macchina, esatto, va da una di queste due ragazze e addirittura si fa pulire gli abiti. Martina. Da Martina, e si fa pulire gli abiti. Allora, esatto. Nadine e Martina oggi quanto rischiano? Perché potrebbero essere anche accusate di di essere ne state complici di Benno. Martina è stata indagata all'inizio per favoreggiamento, ma poi la sua posizione è stata stralciata. Sì, no, per ora non sono accusate di niente, perché hanno comunque ritenuto gli inquirenti che stessero in buona fede entrambe, sia Martina che Jasmine. Jasmine è la ragazza che poi dal giorno successivo, dal 5, è stata sempre con lui e l'ha aiutato in quelli che erano, diciamo, i tentativi di eliminare le tracce dell'omicidio, quindi l'acquisto dell'acqua ossigenata per cancellare le tracce, andare a lavare la macchina insieme, dove li hanno fermati poco prima che entrassero dentro al lavaggio. Vi ricordate, i carabinieri l'hanno subito fermato e portato via la macchina, dove nella macchina infatti hanno trovato poi delle tracce biologiche, sia di Peter che di Laura. Benno cerca di spiegare a Medè che se fosse successo qualcosa di brutto ai loro genitori, prima o poi sarebbero stati trovati. Ecco che, come dice Massimo Lugli, come dicevi prima tu, inizia a mettere le mani avanti. Madè, se gli è successo qualcosa, che gli hanno fatto qualcosa, prima o poi li trovano. Speriamo. Prima o poi li trovano, non ho ancora sentito le persone scomparse, che le persone scomparse esistono in Sud America e così, ma da noi non so. Prima o poi li trovano, se gli è successo qualcosa. Le persone scomparse da noi non esistono. Prima o poi li trovano, prima o poi un passante con un cane li trova, prima o poi. Sì, il fatto è che poi dipende quanto tempo è passato, se si può ancora capire cosa gli è stato fatto o meno. Beh, adesso è inverno e fa freddo, quindi se li trovano sono comunque da qualche parte congelati come preservati. Quindi tu scusami, poi sai come vuoi, ma secondo me tu escludi troppe cose, sai, ci sono sempre. Cioè un incidente non succede perché uno lo vuole, succede sempre per una serie di cose, per una
una serie di cose che non vanno bene o che sono un po' strane, e io non voglio escluderlo. E invece mi concentro a sperare che chi gli ha fatto del male venga punito adeguatamente e trovato soprattutto. Sicura che gli abbia fatto del male? Sì, io sono sicura. Non è un'opzione naturalmente molto plausibile, ma se gli hanno fatto del male è già troppo tardi. L'ergastolo, o 30 anni o l'ergastolo, dimmi, certo. Massimo. Assolutamente, beh, qui l'ergastolo ci starebbe tutto. Siccome io le attenuanti in qualche modo le vedo, una cosa, io immagino, adesso il generale Carofa ci sta ascoltando, sa benissimo che fare previsioni su una sentenza è, però almeno i 30 anni ci stanno tutti. Sarei scandalizzato, o la Corte può decidere che questo era incapace di intendere di volere, allora lo manda ma è per assolto, questo che io sto puntando proprio su questo punto, Roberto. Sarebbe una vergogna, ecco, fatemelo dire. Perché l'incapace di intendere di volere cambierebbe tutto. Siamo alle solite. Certo. Quando non sai da che parte attaccarti nella difesa, immediatamente viene detto incapace di intendere di volere. Ma da queste intercettazioni, da queste telefonate, viene fuori l'immagine di una persona estremamente lucida, capace di intendere di volere. Dopodiché è ovvio che uccidere i propri genitori è di per sé una cosa talmente spaventosa che altro che termini di schizofrenia paranoica. Carla, l'avvocato di Benno? Sì. No. Sì, adesso... No, Eleonora, stanno ancora continuando a sentire Nadine, perché no, naturalmente per la difesa correre, è molto importante. Ho visto l'avvocato correre. No, è lì? No, è andato un attimo fuori. Ah, ok. È andato un attimo fuori a prendere una boccata d'aria. No, assolutamente. Ok, ritornerà, immagino. Riusciamo a parlarci? Sì. Se torna subito, sì, senz'altro. Lo vado a vedere dove sta, così vedo se può venire. Allora, Alessi, scusa se ti ho interrotto, stavi finendo di parlare. No, vorrei sottolineare anche che Benno ha una capacità di manipolare le persone in maniera incredibile. Ti dico solo un particolare che a me ha colpito moltissimo. Quando i genitori sono scomparsi, prima che fosse indagato, l'avvocato di Benno, Moccia credo che si chiami, lo ha ospitato in casa perché era amico di suo figlio, il che significa che non aveva nemmeno il sospetto che potesse essere in qualche modo coinvolto, perché figurati se un padre di famiglia, prima che avvocato, si mette in però casa uno... Però qua i psichiatri non sono d'accordo su con te. Ricordiamoci Angelo Izzo. Ricordiamoci Angelo Izzo, ha ingannato tutti. Però Massimo, ogni situazione diciamo ha le proprie specificità. Ecco Carla, Eleonora, avvocato, buongiorno. Al volo, avvocato, è molto importante questa testimonianza di Nadine per voi adesso. È una deposizione dell'accusa, perché è la ragazza che ha vissuto quei momenti particolari in Germania e secondo noi è un'ulteriore dimostrazione del grave disturbo che aveva Benno, perché è stata molto chiara nel raccontare e narrare episodi estremamente significativi. Ci devi lasciare perché... Sì, proprio. Okay. Ci lascia subito perché, come dicevo, è molto importante per la difesa, perché sta raccontando dei momenti particolari che ha vissuto questa ragazza con Benno prima che avvenisse l'omicidio. Sì, però e io quindi, non so se, insomma... Garofano, hai letto nelle parole dell'avvocato qualcosa? Io sì. Tu? Ma è chiaro, però una cosa che voglio dire, ha ragione Roberto Alessi quando dice che spesso si abusa un po', no? Del ricorso alla perizia psichiatrica, però è un diritto inalienabile, cioè noi dobbiamo scavare nella psicologia, nella personalità di alcuni soggetti che come Benno esibiscono dei disturbi così conclamati. Guai se non si facessero questo tipo di approfondimenti e se non ci fosse la possibilità anche di essere assolti per una malattia che viene riconosciuta come tale. È chiaro che in questo caso l'omicidio soprattutto della madre pesa moltissimo
sull'eventuale condanna anche all'ergastolo di Benno, però è tutto da verificare in un insieme di cui fanno parte appunto tutti i particolari che si stanno raccogliendo con le testimonianze che fotografano la vita reale di Benno e quello che da un punto di vista scientifico poi consentirà di capire fino a che punto questa malattia, se c'è, ne può dimostrare l'incapacità di intendere di volere o qualche cosa di più limitato.